debutta in questi giorni la stagione turistica per antonomasia della Campania. In una delle mete più gettonate, Ischia, i primi dati sull'affluenza descrivono una tendenziale ripresa. Enrico Doringer. Solo 10 anni fa l'industria turistica ischitana intercettava circa il 33% dei turisti della regione. Oggi solo il 15% su 20 milioni di arrivi. Per Ischia mancano all'appello soprattutto i tedeschi, anche se l'inizio della stagione, grazie a quel mix perfetto di mare, terme e natura che solo Ischia sa offrire, ha fatto registrare un trend in ascesa tra luci e ombre. Le luci sono i ottimi ponti che hanno dato una buona risposta sia al mercato Italia che al mercato straniero. Naturalmente le ombre sono state la continuità tra i ponti, che sono state negative, specialmente nel mercato Italia, che risente ancora della crisi economica. Durante la settimana siamo frequentati da pubblico che viene da fuori perché viene in vacanza. Il weekend arrivano i residenti e i napoletani che possono raggiungere Ischia più facilmente. 330 le strutture alberghiere, di cui più della metà dotate di terme, 5 i parchi termali di un'Ischia che intende al più presto tornare ad essere la capitale turistica del meridione. C'è un ritorno degli stranieri? Secondo me sì, con qualche cambio. Ultimamente ci si era abituati ai russi, invece stanno venendo francesi, stanno venendo americani e forse stanno tornando anche i tedeschi. Cosa si può fare per la ripresa? Sicuramente eliminando queste restrizioni all'uso del contante e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per somme superiori a 3.000 euro. Così agevolano l'uso del mercato Italia, che è stato penalizzato da queste disposizioni.